Ciao! Mi faceva piacere farvi un video di comparazione fra creme mani, perché sono uno dei prodotti che utilizzo di più quotidianamente, che applico anche più volte durante il giorno e quindi mi faceva piacere dirvi quelle con cui mi sono trovata peggio e peggio, comunque quelle che secondo me sono meno efficaci e quelle che invece vanno molto meglio per la mia pelle e per le mie esigenze. Allora, parto dalle più, secondo me, insignificanti in termini di efficacia, ovvero quelle che mettendole non mi hanno dato nessuna sensazione di morbidezza o di particolare idratazione. E sono queste due. Allora, questa è una crema mani di Essence, è un balsamo 2 in 1 unghie e mani che ha un profumo delizioso, veramente. Oddio, me ne sono buttata addosso una quantità industriale. Ha un profumo veramente delizioso. Beh, ne approfitto, me la metto, che devo fare. Però no, è una di quelle creme mani che dopo che l'avete messa è come non averla messa, non è assolutamente niente di eccezionale, niente niente, non ve la consiglio, non ho idea del costo perché questa mi era stata regalata. Allora, se non avete le mani particolarmente screpolate, che non patiscono caldo freddo e vi va bene una crema molto light, allora questa potrebbe essere una crema che fa per voi assolutamente. Qui dice che c'è estratto di yogurt e calcio che proteggono la pelle delle mani mantenendola idratata ed elastica. Dipende un po' dalle esigenze di ognuno di noi. Secondo me è una crema, cioè per me è una crema abbastanza insignificante. Così come è insignificante questa della marca Accentra. Non so se qualcuno di voi la conosce, l'avevo presa per pochi euro in profumeria. È una crema mani alla vaniglia, anche questa ha una consistenza abbastanza liquidosa. Come profumazione, secondo me, è più buona quella di Essence. Questa vaniglia qui, boh, non mi dice, non mi provoca particolari sensazioni olfattive, però anche questa, come l'altra, è molto leggera e quindi leggero è anche l'effetto che vi lascia sulle mani. Le consiglio a chi non ha particolari problemi di idratazione e quindi a chi va bene anche una crema leggerina e va bene così, nel senso non tutti abbiamo particolari problematiche alle mani, però io sicuramente non le ricomprerò. Poi quelle medie. Allora, quelle medie sono una crema mani al ficodindia dell'erboristeria Magentina. Questa mi è stata regalata a dicembre da una mia carissima amica. Questa è crema mani all'olio d'oliva dell'Amand o Amandé. E questa dell'Occitane al karité, questo è una mini taglia. Allora, questa qui dell'Amandé all'olio d'oliva ha un profumo atroce, veramente atroce. Non mi piace per niente, lo trovo abbastanza sgradevole. E poi una sera mi sono messa a guardare gli, perché adesso che sono nel mio momento bio, che spero che duri il più possibile, ma adesso mi è venuta anche la curiosità di andare a controllare gli ingredienti delle creme. Più della metà sono con bollino rosso e quindi vabbè, a parte questo, perché fino a ieri non ci ho pensato a questo aspetto, a parte questo, allora il profumo è orrendo, la crema mani è discreta, cioè, diciamo accettabile, diciamo sufficiente, ecco. Ma diciamo che queste due, come giudizio, sono queste due sono un giudizio scarso. Quelle che vi faccio vedere adesso sono sufficienti, nel senso che si idrata, però l'indomani io la metto la sera, queste qui le metto la sera prevalentemente,
Però la mattina dopo non mi sento le mani vellutate come mi succede con altre creme, quindi è una crema sufficiente. Sufficiente anche questa qui dell'erboristeria Magentina al fico d'India, peraltro combinazione. Queste, man mano si va verso le creme che mi piacciono di più, maggiore è la densità, non so se si dica in questo caso densità, comunque più sono cremose, più su di me vanno bene. Allora, quella della Mandé è una crema indicata, vabbè, per mani particolarmente secche e screpolate, all'olio d'oliva, che ha anche calendula e camomilla. Non è un trattamento intensivo per mani secche e screpolate, come è scritto qui, assolutamente. Di intensivo non ha niente, è una crema mani normale. Stessa cosa questa qui al fico d'India. Cioè, ci sono parole. No, ma non ci sono parole. Potrei decidere di pubblicare comunque questo video solo per farmi fare delle risate allucinanti. Perché io spero che voi vedendo una cosa del genere vi capottiate a terra dalle risate, perché è una cosa allucinante. Tutto questo per dirvi che il profumo è molto buono, è una crema che, scusate, ma che è una crema che mi è molto piaciuta per le prime settimane, non ce la posso fare. Allora, mi è molto piaciuta per le prime settimane in cui l'ho utilizzata, sto piangendo, e dopo più o meno 3 settimane di utilizzo, non so perché, si è rotto l'incantesimo e l'ho demansionata a crema sufficiente. Non so perché, non so da cosa dipenda, non credo che sia per il fatto che erano passate 3 settimane dall'apertura, perché comunque la durata indicata qui è di 12 mesi. Fra le due preferisco comunque questa, e non perché sia una crema salterina, e la profumazione comunque è molto più buona questa, ve siete accorte, no? Che così c'è stato l'intruso e niente, che dire, provatela se non avete le mani particolarmente disidratate. Poi una mini taglia dell'Occitane da 10 ml. Questa l'avevo trovata, non ce la posso fare. Questa l'avevo trovata in una glossy box prima di dare la disdetta. Al pari di quella per i piedi, non è niente di che, non è niente di eccezionale. Ma è una roba media. Non gli spenderei i soldi per comprarla, assolutamente. Poi, media più più, c'è questa dell'erbolario che è scocciata al contrario. Qui si vede che è erbolario, qui si vede che è all'olio di argan. E questa è da 75 ml, mentre questa è da 50, questa è da 75 e questa è da 75 e questa non si sa, da 80 ml, 75. Questa ve l'ho fatta vedere tantissimi video fa in un video dei prodotti finiti, è la crema mani all'olio di argan dell'erbolario, e devo dire, fra tutte quelle che vi ho fatto vedere finora, è quella che mi piace un po' di più. Invece, nell'Olimpo delle creme mani, io metto la mia ormai confermata e amata cold cream di Avène, di cui vi ho parlato già in più di un video, e che ho comprato, no, questa qui l'ho comprata su internet, però comunque si trova ovviamente in farmacia, perché Avène è una marca presente in tutte le farmacie. Questo ve l'ho detto tante volte, ve lo ripeto rapidamente, questa è una di quelle creme che voi la mettete la sera, l'indomani mattina vi sentite ancora le mani molto morbide e idratate, quindi che dire, questa la consiglio a occhi chiusi. Ma sono rimasta commossa da altre due creme,
Ogni tanto mi viene in mente la scena, quindi se scoppio a ridere voi non dubitate del mio equilibrio e sanità mentale, ma perché mi viene in mente la simpatica scenetta. Ed è questa qui dell'Ossitan alla mandorla. Allora, questa è una medaglia però questa volta da 30 ml. Che io potrei aver pagato sui 7 euro, mentre questa costa sui 9, questa costa sui 7, e è al latte di mandorla ed è una cosa favolosa. In termini di idratazione e morbidezza che vi lascia sulle mani, ma soprattutto come profumo, cioè fra tutte quelle che vi ho fatto vedere, ancora l'altra che vi farò vedere. Come profumazione questa vince su tutte in assoluto. L'Ossitan ha diverse creme per le mani, una è anche questa, ma abbiamo detto che questa non mi piace particolarmente. Questa qui come profumazione vince su tutto, è una cosa incredibile, eccezionale, ed è anche idratante, vi lascia le mani morbide, quindi insomma, tanto bene. L'ultima che uso da pochi giorni, ma che ha già dato prova di alte performance, è la crema per le mani del Dottor Augushka. Questa è una miniglia che io ho preso a 2 euro su un sito tedesco, una miniglia da 10 ml. È una crema giallina che quando la mettete sulle mani e la spalmate diventa bianca, ma comunque si assorbe in pochi secondi. Vi lascia le mani molto morbide. La profumazione è particolare, io non ve la so descrivere perché ci sono degli oli essenziali dentro e quindi ha una profumazione strana rispetto a quello a cui ero abituata fino ad oggi, però è comunque una crema che vi lascia le mani molto morbide e molto molto idratate. Però ragazze, come profumo, se non l'avete mai annusata la crema mani di questa linea dell'Ossitan, vi prego, andate in un negozio vicino a casa vostra, prendete un tester e provatela. È una cosa eccezionale, veramente eccezionale. E non vi so dire i prezzi della maggior parte delle altre creme che vi ho fatto vedere perché me le hanno regalate quasi tutte, tranne questa che ho pagato credo 5 euro in profumeria e questa che credo costi sui boh, 6 euro, 7 euro in erboristeria ed è dell'erborario. Tutte le altre me le hanno regalate. Questa era in una glossy, ma comunque una miniglia da 10 ml, non credo che costi una cifra esorbitante. Detto ciò, ammesso che io decida di caricare questo video dopo averlo riguardato, di essermi buttata e rotolata in terra per le risate della scenetta della crema salterina che mi è andata al naso, spero comunque, se lo caricherò, di avervi fatto ridere abbastanza e quindi di avervi regalato anche qualche minuto di, come dire, svago. Niente, che volete fare? Sono così, io non sono una figa del tubo, sono molto agricola e si vede anche in queste cose. E detto ciò, vi saluto e ci vediamo se rimarrete ancora mie iscritte dopo questa scena cruenta al prossimo video. Ciao!